Dal Signore rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte e santa, dona gioia eterna. Amen. Il Cristo doveva partire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Ringraziamo, carissimi, la Trinità Santissima che ci ha chiamato oggi. Ringraziamo la Trinità Santissima che ha risuscitato Gesù e che vuole fare meraviglie nella nostra vita. Vedete, siamo in tempi di grande incredulità. Siamo in tempi di grande incredulità. Quanta gente oggi è andata alla Santa Messa? Oggi è il 25 aprile, Quanta gente è andata alla Santa Messa? Tanti non lavorano, Allora bisognerebbe chiedersi quanta gente è andata in chiesa oggi, ma poi dobbiamo chiederci, la domenica quanta gente va in Italia? Pare che qualche anno fa dicevano che forse era il 10%, anche meno, non so se forse anche il 5% della popolazione va in chiesa, anche se poi magari tanti si dicono cristiani. Vedete, siamo in tempi di grande incredulità, Da noi stessi siamo increduli, come ve l'ho detto sempre, vi ho detto sempre, no? Siamo da noi stessi increduli, siamo da noi stessi spiritualmente morti, siamo capaci di fare ogni male da noi stessi, Ricordiamocelo sempre questo, perché è fondamentale, Dio è più reale di tutto, Dio ci vuole santificare però, E Dio al centro di questa liturgia, più reale di tutto è Lui, cari fratelli, Più reale di tutto, e noi siamo nulla di nulla di nulla di nulla di nulla dinanzi a Dio, però Dio che ci ha creato e ci conosce, sa come siamo malvagi da noi stessi, Dio ci vuole salvare e santificare e ci vuole innanzitutto proprio per questo dare la fede, perché senza la fede non c'è vita spirituale. Il fondamento della vita spirituale è nella fede, ricordiamocelo bene, Senza la fede, cari fratelli, non esiste la carità, Ricordiamocelo sempre molto bene questo, Senza la fede non esiste la carità, senza la fede non si dà vita spirituale, soprannaturale. Allora il Signore ci vuole donare innanzitutto la fede, In questi tempi di grande incredulità Dio ci vuole donare una fede ardente, Una fede ardente. Dio vuole venire in noi e più Dio viene in noi in questo mondo, più porta la fede, Porta in noi una fede ardente, grande. Più Dio viene in noi, più porta una fede contagiosa, perché come vi ho detto nei giorni scorsi più volte, Dio non ci vuole dare soltanto una fede che vale per noi, ci vuole donare una fede contagiosa per gli altri, una fede che porta gli altri a convertirsi. Lo dicevo ieri sera, Ricordate? Dicevo, guardate, noi siamo in tempi in cui vediamo anche tanti attacchi contro il cristianesimo, Guardate quello che è successo lì proprio in Sri Lanka, ma anche in tante altre parti del mondo, quello che è successo in Siria, quello che è successo in Francia e in tante altre parti del mondo, cari fratelli. Ci sono attacchi molto forti contro il cristianesimo, cari fratelli, rendiamocene conto di questo. Ecco, allora il Signore ci ha messo in questi tempi non soltanto perché noi crediamo,
ma perché con la nostra fede portiamo anche queste persone che sono radicalmente contrarie a Cristo, le portiamo, in quanto sta in noi, ecco, le portiamo alla conversione. Ricordatevi quello che successe ad Alfonso Ratisbon, che era ebreo, era radicalmente contrario proprio a Cristo. Ebbene, appunto, andando a Roma, quest'uomo, entrando in una chiesa, gli appare la Madonna e lo converte all'istante. Vi ricordate? Ecco, attraverso appunto la medaglia miracolosa. Vi ricordate? La medaglia miracolosa. Ecco, quest'uomo portava la medaglia, pregava, ma così, per una specie di sfida, e la Madonna gli è apparsa e lo ha convertito. Ecco, cari fratelli, il Signore vuole convertire il mondo, vuole convertire tutti questi islamici alla fede nella Santissima Trinità, alla fede in Cristo. Vuole convertire sempre di più noi e tutto il mondo, vuole riunire tutto nella sua Santa Chiesa Cattolica Apostolica. Vuole fare quest'opera a Dio, cari fratelli, un'opera che a Lui non costa niente, perché Dio è infinitamente onnipotente, ma Dio potrebbe fare tutto senza, diciamo così, senza la nostra collaborazione. Ma Dio, proprio perché ci vuole bene, lo vuole fare attraverso la nostra collaborazione, cari fratelli, attraverso il nostro impegno personale. Ecco, Dio vuole appunto portare tante anime lontane da Dio, dalla fede, le vuole convertire. Lui che è onnipotente, cari fratelli, Lui che è onnipotente. Vedete che quando il cristianesimo è iniziato, ecco, poche persone che stavano vicine a Gesù poi hanno convertito tanti e tanti e tanti e tanti. Se noi oggi siamo cristiani, non è perché siamo da sempre cristiani, è perché a un certo momento sono arrivati nelle nostre zone i missionari, sono arrivati nelle nostre zone gli apostoli, cari fratelli, gente che aveva incontrato fortemente Cristo, aveva veramente avuto un incontro forte con Cristo e diffondeva la fede, e tanti si convertivano. E vedete che, come io vi ho fatto notare, il cristianesimo si è diffuso non con le parole così, perché per convertire la gente normalmente non bastano le parole. Il cristianesimo si è diffuso con la potenza di segni, miracoli, prodigi, con la potenza anche delle liberazioni dal potere di Satana, cari fratelli. Cristianesimo così si è diffuso e così si deve diffondere in futuro e anche attraverso di noi. Come si deve diffondere? Non soltanto con le parole, ma Dio deve entrare in noi, e come vedete, come ha fatto segni, miracoli, prodigi in Cristo e poi attraverso gli apostoli, attraverso Cristo e attraverso gli apostoli, li vuole fare anche attraverso di noi. Come la gente si convertiva per le parole di Cristo e le opere di Cristo, ecco, cari fratelli, oggi Signore vuole servirsi di noi per parlare attraverso di noi, operare attraverso di noi. Vedete, cari fratelli? E vedete, il Vangelo di oggi, vedete, è un Vangelo veramente molto importante a questo riguardo. Avete sentito appunto questi apostoli, che questi due discepoli di Emmaus, vi ricordate, avevano incontrato Gesù sulla strada, prima non si erano resi conto che era Lui, poi finalmente se ne rendono conto e Gesù scompare. Ritornano a Gerusalemme, parlano agli altri di questo fatto, e che cosa succede? Si rende presente Gesù, appare Gesù risorto. E guardate che cosa dice ai suoi apostoli. Dice: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Vi ricordate quello che disse San,
Sant'Ignazio di Antiochia, disse che gli apostoli, proprio perché avevano constatato la risurrezione di Cristo, proprio per questo divennero annunciatori. Ecco, come vi dicevo nei giorni scorsi, guardate che Gesù li ha sbattuti fortemente gli apostoli, ha sbattuto proprio la faccia, diciamo, degli apostoli sui miracoli, ma tante volte, fatti vedere, rivedere. Vedete che in questo caso, guardate Gesù che cosa dice a questi discepoli: venite, toccatemi, guardate qua, toccatemi, vi dovete convincere, perché il Signore, cari fratelli, ci vuole convincere. Noi dobbiamo avere una fede convinta, dobbiamo appunto avere questa profonda convinzione. Gesù ha bisogno di cristiani profondamente convinti, cari fratelli, profondamente convinti, Dio ti vuole convincere proprio. Vedete che appunto anche noi siamo chiamati a annunciare Gesù risorto, Allora, che cosa ci vuole dire questa pagina? Ci vuole dire che Gesù ci vuol far fare questa stessa esperienza, in qualche modo, Ci vuol far fare questa stessa esperienza. E come dobbiamo fare? Ecco, l'esperienza la dobbiamo fare leggendo, rileggendo, meditando quei miracoli, queste apparizioni del risorto, pregando, meditando sui miracoli. Come appunto, come vi ho detto i giorni scorsi, no? Come Gesù ha sbattuto, perché gli apostoli che stanno qua non è che adesso hanno incontrato Gesù e Gesù gli appare risorto, non avevano visto niente di prima. Loro erano già diversi anni che stavano con Gesù, avevano visto tanti miracoli che ha fatto Gesù, avevano sentito Gesù che parlava della risurrezione, avevano visto Gesù che risorgeva la gente, e adesso, vedete, avete sentito adesso, appunto, Gesù appare, si fa toccare, guardate, vi dovete convincere proprio del fatto che io sono veramente risorto. Guardate, uno dice, guardate che una cosa è avere una testimonianza diretta, proprio poter vedere al massimo, e poter dire agli altri, guarda che io l'ho visto, io ho toccato. Ma io non ci credo che Gesù è risorto, poteva dire qualcuno agli apostoli. Quello dice, guarda che io l'ho toccato con queste mani. Vedete che non è la stessa cosa dire, io appunto, guarda che io ti dico che Gesù è risorto, lo diceva lui, io ci credo. Non è la stessa cosa che dire, guarda che Gesù è veramente risorto, io l'ho visto con le mie mani, io l'ho toccato, mi aveva detto lui, mi ha detto di toccarlo, mi ha detto appunto toccarlo, ho guardato. Vedete, cari fratelli, la testimonianza degli apostoli, cari fratelli, era una testimonianza potentissima. Ma vedete, Gesù perché ha fatto scrivere questo nei Vangeli? Non soltanto perché noi possiamo dire gli apostoli, come sono stati, diciamo, come li ha benedetti Dio, che hanno avuto questa straordinaria esperienza. Il Signore ce la vuole far fare anche a noi questa esperienza, cari fratelli, un'esperienza, ci vuole far entrare in questo. Ecco perché io vi dico, leggete i miracoli, meditate, entrate in questo mistero, meditate sulle meraviglie che ha fatto il Signore, meditate sulle apparizioni del risorto, pregate molto, confessatevi bene, ricevete l'Eucarestia, fate l'adorazione, ascoltate la parola di Dio. Tutto questo, cari fratelli, ci immerge nella esperienza degli apostoli. Perché? Perché nell'Eucarestia noi non è che abbiamo un pezzo di pane così, abbiamo Gesù stesso vivo e vero, cari fratelli, Gesù stesso vivo e vero, risorto, cari fratelli, noi lo mangiamo, lo riceviamo, noi appunto possiamo appunto pregarlo intensamente prima della messa, dopo la messa. Cari fratelli, il Signore le vuole fare queste cose in noi. Attenzione, Dio è onnipotente. Vi ho detto che se Dio viene in noi con grande potenza, appunto, se Dio viene in noi con grande potenza, ci fa parlare, ci fa testimoniare la risurrezione
anche meglio degli apostoli in certo modo, eh? Se Dio viene in noi, può fare anche più miracoli in certo modo di quanti ne ha fatti in Gesù Cristo. Perché? Ma perché Gesù ce l'ha detto: chi crede in me farà le opere che io compio, anzi ne farà di più grandi. Ricordatevelo bene. Voi dite: ma questi hanno fatto l'esperienza, hanno toccato la carne, hanno toccato. Ma il Signore ti può anche apparire a te, non è che il Signore è, diciamo, non è una cosa impossibile. Il Signore è apparso pure a San Paolo, Ma se la Trinità viene in te, ti può far fare anche un'esperienza più forte di quella, che tu diventi così pieno di Dio che quando parli della resurrezione la gente capisce che tu sei stato presentissimo alla resurrezione e tu hai incontrato veramente Cristo. Cari fratelli, vedete, noi dobbiamo appunto essere testimoni di Cristo, ma il Signore vuole che noi siamo testimoni convinti. Testimoni convinti. Ecco perché Gesù viene ogni giorno nell'Eucarestia, Perché Gesù vuole entrare proprio in noi, ed entrando in noi, Dio stesso attraverso di Lui, Dio ci vuole proprio convincere assolutamente della resurrezione. Ci vuol far fare un'esperienza così come hanno fatto questi apostoli, così che anche noi possiamo dire: ma guarda che io veramente l'ho visto, veramente il Signore è veramente risorto, io l'ho toccato, io l'ho incontrato veramente. Cari fratelli, il Signore ce la vuole far fare queste cose, queste esperienze. Il Vangelo non ce le dice queste cose per dire soltanto: beati loro, che meraviglia. No. Noi riceviamo l'Eucarestia. Che cos'è l'Eucarestia? È Gesù vivo, cari fratelli, è Gesù vivissimo, vivissimo, vivissimo. E questi l'hanno toccato esternamente, ma noi lo riceviamo veramente, veniamo uniti a Lui. Anzi, guardate, il Vangelo di oggi dice un'altra cosa ancora: non soltanto siamo chiamati a fare l'esperienza che hanno fatto gli apostoli, ma il Signore ci vuole rendere altri Cristo, per cui le altre persone attraverso di noi, appunto, attraverso la nostra esperienza, attraverso l'incontro con noi, vedete, devono appunto aprirsi alla fede, proprio devono aprirsi pienamente all'incontro con Dio. Vedete che cosa bella, cari fratelli, Signore proprio si vuole servire di noi per aiutare gli altri, per convertire noi, per santificarci e per appunto aiutare gli altri attraverso di noi a convertirsi, anche i più grandi appunto anticristiani, cari fratelli, Mi ricordo che San Paolo era un criminale anticristiano, quando hanno ucciso San, vi ricordate, quando hanno ucciso il diacono, adesso Santo Stefano, quando l'hanno ucciso stava lì proprio San Paolo, ed era con quelli che uccidevano Santo Stefano, cari fratelli, altro che storie, non si scherza proprio, San Paolo era un criminale anticristiano in certo modo, eppure Dio lo ha convertito, lui che era proprio contrario a Cristo, chi poteva pensare che si convertisse uno del genere, eppure Dio lo ha convertito, cari fratelli, vedete? Dio lo ha convertito e Dio si vuole servire di noi per convertire. Sapete quanta gente anche in questi nostri tempi si converte a Cristo, magari da una vita di grande peccato, Quanta gente, tante volte, che è molto lontana dal Signore, vive nel peccato, poi si converte, e tante volte si converte proprio grazie a qualche bravo e santo cristiano. Pensate, Padre Pio, quanta gente si convertiva da lui, cari fratelli, vedete? Quanta gente si convertiva da lui. Se noi appunto ci immergiamo in questa esperienza che vi ho detto, in questa via di preghiera, di santificazione, facciamo vivere sempre più Dio in noi, cari fratelli,
Dio farà meraviglie anche attraverso di noi, Ce lo farà incontrare in maniera fortissima Gesù Cristo, ce lo fa incontrare in maniera fortissima, e poi questo incontro fortissimo ti trasforma la vita e ti rende annunciatore di Cristo. Guardate, leggendo questo Vangelo, pensate anche ad Alfonso Ratisbon che incontra la Madonna, Pensate anche ad Alfonso Ratisbon, che era ebreo, non credeva, era contrario a Cristo, incontra la Madonna e che succede? Diventa non soltanto cristiano, ma poi diventa anche sacerdote, diventa anche missionario, cari fratelli, vedete? Perché aveva fatto un incontro trasformante con Cristo. Cristo era entrato in lui e Cristo operava attraverso di lui. Vedete, cari fratelli, pensate a San Francesco, San Francesco che cosa aveva fatto? Ha fatto il percorso che, fondamentalmente il percorso che io vi ho detto, no? In maniera più semplice, ma quello ha fatto il percorso delle scritture, della preghiera, della santificazione. Dio era entrato in lui e Dio attraverso di lui faceva cose straordinarie, cari fratelli. Perché? Perché San Francesco aveva avuto un incontro straordinariamente forte con Dio. La stessa cosa dobbiamo dirla, per esempio, anche di Santa Veronica Giuliani. Vedete, io ho sempre il libro di Santa Veronica, me lo leggo a poco, sono tanti volumi. Bene, vedete che cosa faceva Dio attraverso questa santa, Come Dio, appunto, l'aveva, e come questa santa aveva incontrato fortemente Dio, cari fratelli, Attraverso la croce, Perché questo sia ben chiaro, per avere queste esperienze bisogna passare attraverso la croce, La purificazione profonda poi porta appunto a un incontro straordinario con Dio che ti trasforma. E quando c'è questo incontro trasformante, Dio entra nella tua vita e comincia a operare e a fare cose straordinarie. Ripeto, il Signore vuole fare miracoli, segni e prodigi anche attraverso di noi. Bene, allora cari fratelli, ringraziamo il Signore, Questo testo bisognerebbe leggerselo molto frequentemente, perché è un testo che noi appunto dobbiamo vivere. Quando venite a fare l'adorazione, prendetevi questo testo di oggi, che è tratto dal Vangelo di San Luca, capitolo 24, versetti 35-48. Leggetevelo e chiedete a Gesù di immergervi proprio nell'esperienza degli apostoli, nell'esperienza della croce, per poter avere esperienza della sua resurrezione e poi per poter essere forti annunciatori suoi sotto la guida dello Spirito Santo. Perché appunto, ripeto, vedete cari fratelli, Dio si vuole servire di noi per convertire anche grandi peccatori, E più sono grandi i peccatori, più ci vogliono grandi santi, ci vogliono persone che hanno veramente incontrato Cristo e attraverso le quali veramente Cristo passa, cari fratelli, Cristo passa per, vedete, per sradicare queste anime dalla situazione in cui si stanno, per strappare queste anime dagli artigli di Satana. Perché la conversione, cari fratelli, e con questo concludo, la conversione non è che un insegnamento che diamo alla gente e quelli capiscono. La conversione è normalmente strappare le anime dagli artigli di Satana, cari fratelli. Quando c'è un grande peccatore che sta negli artigli di Satana, per strapparlo ci vuole una forza straordinaria di Dio, cari fratelli. Ci vogliono grandi santi. Ci vuole molta presenza e potenza di Dio, cari fratelli, Sempre che la persona poi si apra, perché se la persona rimane chiusa, lì non c'è niente da fare, Però, ripeto, vedete, noi dobbiamo renderci conto che per convertire questi grandi peccatori, e tante volte noi vediamo tanto peccato intorno a noi, cari fratelli, c'è bisogno di una forte presenza di Dio in noi. C'è bisogno di forte santità, c'è bisogno di un fortissimo nostro incontro con Dio che ci trasformi proprio radicalmente, cari fratelli, e ci trasformi, ci faccia entrare proprio Dio dentro e faccia passare Dio attraverso la nostra vita. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio.